Oggi facciamo chirashi sushi, come ho spiegato nell'altro video che si chiama tipi di sushi, uno dei sushi più casalinghi e più facile da realizzare. Quando facciamo chirashi sushi, una qualsiasi giornata può diventare una festa. Al fine del video ci sarà anche un'immagine di versione vegana, quindi guardate fino alla fine. Allora, anzitutto abbiamo riso originario. Questo ho già lavato, sto mettendo in ammollo con alghe kombu. E vedrete in un altro video che si chiama Sushi Meshi, metterò il link. Prima andate a vedere quello e prepariamo Sushi Meshi. Anzi, bisogna fare prima guarnizioni, preparare, e poi possiamo fare Sushi Meshi. Facciamo contemporaneamente. E poi abbiamo funghi shiitake isseccati. Mi raccomando, è una cosa fondamentale usare funghi secchi, non funghi freschi, mi raccomando, perché questa diventa dashi e umami, sapore e brodo per arricchire questo chirashi sushi. E poi ci sono carote, fagiolini, uova e anche uova di rompo, e sale, zucchero, aceto di riso, polvere di dashi giapponese, salsa di soia, mirin, sake, olio di riso e gamberoni e alghe nori anche. Comunque nella descrizione potete guardare tutti i ingredienti e tutti i dosi. Gli ingredienti di chirashi sushi si può variare, ma oggi vorrei farvi vedere chirashi sushi classico arricchito con gamberi e uova di rompo. Abbiamo 40 g di funghi shiitake essiccati, ho lasciato in ammollo, è giusta quella quantità da poter coprire l'oro. Io sto usando funghi shiitake giapponese e mia amica che abita vicino a casa mia è un gran mangione, ma cucina meno e lei è ricevuta da Giappone, un'amica, credo, familiari, e poi mi ha regalato e il suo scopo è io cucino e poi torno da lei cucinati e quindi comunque ho dato, era contenta. Quindi vedete questo funghi shiitake bello grosso, carnoso, importante, e voi potete trovare in negozio di signori cinesi che vendono prodotti asiatici orientali funghi essiccati, troverete più piccoli. Quindi io ho lasciato in ammollo 4 ore, però potete lasciare forse metà, 2 ore. Se non avete tempo, a me piace fare, una volta facciamo una cosa fatta bene, mi piace non far risforzare questa creatura, no? Però se non avete tempo potete mettere in acqua, nella ciotola, mettete pellicola con 600 watt qualche minuti e vedete voi, sentite se sono tornati. Quindi 40 g di funghi shiitake ho sciacquato velocemente e poi ho messo nella questa ciotola e acqua. Funghi messi rovesciati come ombrello rovesciati e acqua fredda, e poi ho messo pellicola in modo che acqua arriva fino sopraffice del funghi che copre bene. Ho lasciato, adesso è inverno quindi 4 ore fuori, però estate potete lasciare nel frigo. Sto per preparare funghi shiitake e carote in umido. Questa cosa potete preparare anche giorno prima, volendo. Se quella giornata sapete che ci sono ospiti o familiari numerosi, che dovete preparare anche altre cose, è magari comodo preparare giorno prima.
funghi shiitake ho strizzato come avete visto e poi sto tagliando gambo con la parte cima e un po' marroncino ho eliminato, il resto gambo come tagliare fibra del gambo che è duro, quindi come tagliare questa fibra di gambo, tagliare pezzettini sottili sottili e poi quella parte sopra sto tagliando non grossolanamente ma neanche troppo sottile. Dobbiamo godere la carnosità di funghi shiitake. g di carote, togliamo la buccia, andiamo a tagliare non sottilissimo, importante creare come dei fiammiferi, e lunghezza più o meno come funghi shiitake, ma oggi sto usando funghi shiitake bella grande, quindi lunghi, e un po' più corto di funghi shiitake. Nella pentola misura media ho messo 200 ml di acqua, 200 ml di acqua di funghi shiitake che abbiamo guadagnato lasciando in ammollo, 2 cucchiai di mirin, 2 cucchiai di salsa di soia, un cucchiaino di polvere di dashi giapponese, 4 cucchiaini di zucchero di canna, ma viene anche zucchero bianco. E poi un cucchiaio sarebbe 15 ml, un cucchiaino sarebbe 5 ml. Quindi considerate che questi sono dosi precisi se volete realizzare ricetta precisa. Ho acceso fuoco, ho messo funghi shiitake e prima fuoco alto e poi quando comincia a bollire e escono queste schiumette e eliminiamo. Abbassiamo il fuoco a medio basso e poi cuciniamo per 10 minuti. Sono passati 10 minuti, aggiungo carote, mescoliamo e cuciniamo finché non diventi senza liquido. Per poter cucinare in meglio mettiamo otoshibuta e questa è una cosa buffa, bellissima. E otoshibuta sarebbe un coperchio che facciamo cadere, no? Così facciamo entrare nell'interno di pentola e noi chiamiamo otoshibuta, siccome buta vuol dire anche maiale. Allora questo otoshibuta che ho comprato in Giappone a Tokyo, questo otoshibuta è fatta di silicone con questa faccetta di maiale con naso, due nasi che sono buchi, no? E sì, che escono vapore, è bellissimo. Qua ci sono 60 grammi di fagiolini. Possibilmente fagiolini quelli sottili teneri che sono ancora più buoni e adatto per questa ricetta. E ho usato 60 grammi, ma alla fine ho usato quasi metà. Togliamo quella parte cima, pioppini, io chiamo pioppini, e eliminiamo e poi divido per grossezza. Comunque, invece di questo otoshibuta usate anche carta da forno o alluminio. Tagliate forma rotonda e poi mettete un buco al centro e potete usare otoshibuta. Ogni tanto controlliamo se il liquido ancora non è finito. Rimetto otoshibuta e finisco cottura. Sta consumando liquido, manca poco. Adesso siamo a buon punto, che dobbiamo anche non bruciarli. Facciamo vaporare l'ultimo liquido, ma adesso
Ho spento fuoco perché con calore rimanente comunque consuma tutto questo liquido. Nella ciotola ho messo 4 uova grandi. Se avete uova piccole mettete pure anche 5, 2 cucchiaini di sake, 1/4 cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di acqua. Mescolo bene perché adesso vado a creare una frittata sottile color giallo, quindi non vorrei che salta fuori una macchia bianca, e mescoliamo bene. Una padella piuttosto piccola, ma potete anche usare più grande. Accendo fuoco medio. Mettiamo 1 cucchiaino di olio di riso, olio di semi. Con lo Scottex facciamo bagnare tutta la padella. Sto sentendo calore. Adesso mettiamo uovo. Quantità da poter creare frittata sottile. Quindi vedete, così facendo così e capirete se era troppo e se manca aggiungete un po'. Fate questo movimento padella, facciamo andare liquido uniformemente. Una volta diventato così, spengo fuoco, lascio qualche secondi, faccio entrare un bastoncino sotto di questa frittata dolcemente e poi alziamo e ristendiamo. Adesso sempre fuoco è spento perché tanto si cucina lo stesso e frittata deve essere soffice. Ripetiamo stessa cosa, mettiamo una quantità giusta di uovo, poi facciamo andare dappertutto. Qua mancava un po', allora aggiungo. Spengo il fuoco, lascio qualche secondi e poi piano piano entriamo con bastoncino, girando bastoncino così si entra meglio, e poi giriamo, sempre fuoco spento. Dopo pochi secondi spostiamo sul tagliere. Ho fatto diverse frittate, mettiamo tutto una sopra l'altro e taglio parte destra e sinistra perché vorrei avere questa lunghezza, e poi quella parte centrale che è più lunghi taglio a metà e taglio a julienne più sottili possibili. Potete anche tagliare meno sottili, però più sottili sentite soffice quando mettete nella bocca, proprio morbido. Metto da parte alcuni pezzi di fungicida, che scegliendo quelli più grandi, più bellini, perché il resto vado a mescolare nel sushi meshi. Invece quello che sto mettendo da parte vorrei mettere sopra alla fine. Togliamo intestino di gamberi utilizzando stuzzicadenti, oppure cos'è quello che sto usando io? Spiedino. Se anche non viene tutto via intestino, abbiamo dopo modo di poterlo eliminare. Ho sciacquato i gamberi. Utilizzo questi spiedini giapponesi che sono più corti e voi magari tagliate con i forbici. L'importante è mettere forma rotondo
curvato, due gamberoni ogni spiedino. E poi questa lunghezza di spiedino deve entrare nella pentola che adesso andiamo a lessare. Invece di cerchio, se volete gamberoni dritti, lunghi, potete utilizzare sempre spiedino. Basta drizzare gamberoni aiutata da spiedino, drizzate, lessate e allora rimangono dritti. Prepariamo pentola con acqua calda e per lessare fagiolini prima e dopo gamberoni. Ho messo un cucchiaino di sale, lesso fagiolini. Avevo idea di dividere per grossezza, invece sono tutti sottili ugualmente, allora metto stesso tempo. Assaggiate una, sentite che non sia troppo croccante ma né troppo morbido. Allora tirate su, mettete subito nell'acqua fredda con ghiaccio, in modo da mantenere bel verde, vivace. Aggiungo un cucchiaio di sake nell'acqua calda, mettiamo i gamberoni, lessiamo circa 3 o 4 minuti, ma questi 3-4 minuti intendo da acqua che è arrivata da ebollizioni. Tiriamo su gamberoni e lasciamo raffreddare. A questo punto posso cominciare a cucinare sushi meshi, riso cotto per sushi. Ma elimino video, andate a vedere come prepara sushi meshi in un altro video che metterò il link. Fagiolini tagliamo in terzo. Se usate fagiolini grossi, dividete a metà e poi tagliate in tre. Una volta sono tagliati, mettiamo un po' di sale. Gamberoni sono raffreddati, togliamo da spiedini. Se giriamo spiedino, viene bene. Sgusciamoli. Tagliamo a metà mantenendo forma tonda. Se vedete che sono rimasti ancora intestini, eliminiamo. Inizio, ho dimenticato di dirvi, gamberoni ho usato 250 grammi. Bene, così abbiamo tutti attori e i musicisti. Il spettacolo si comincia. Nel sushi meshi mettiamo funghi shiitake e carote e mescoliamo. Mettiamo un foglio di arugenori che ho tostato sul fuoco minimo direttamente, ma avendo certa distanza. Tostiamo sopra e sotto e poi tagliamo con i forbici sottilissimi. Sopra noi mettiamo julienne di frittatina di uova. Si può coprire arugenori, ma non copriamo tutto il riso. È carina che si veda anche riso. Mettiamo gamberi interi se sono tagliati a metà. Mettiamo
Mettiamo alcuni pezzi di fungicida che abbiamo messo da parte. Mettiamo i fagiolini. Come vedete, sto spargendo, come anche nome di chirashi sushi, vuol dire sushi, che sparge, no? Spargiamo, mettiamo sopra queste guarnizioni. Adesso, gran finale, spargiamo anche gruppetto di uova di rompo. Perché è vero che rosa di gamberi, giallo di frittata, verde di fagiolini, ma qua ci vuole una botta di colore e che fa scena, fa bellissima presentazione. E quindi questo uova di rompo fa veramente parte bello importante. Però come dicevo, potete anche fare senza uova di rompo, senza gamberoni, già ricco di gusti, di ingredienti, anche avete visto che c'è la colazione indietro, funghi shiitake secchi, carote in umido, e poi fare frittata, e quindi anche va bene senza queste cose qua, però oggi ancora meglio. Tan ta tan 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 tan. Uno dei chirashi sushi più meravigliosi che abbia mai visto nella mia vita, uscito capolavoro, era buonissimo, squisiti. Tutto questo lavoro fatto bene, con questo spirito rilassato di amore, di affetto, pensando a chi voglio farlo rimangiare, inclusa questa amica che mi ha regalato funghi shiitake, e lei era sul settimo cielo. Julienne de Alghenori, preferivo di non mettere sopra, che copre tutta questa bellezza. Ho messo sotto frittata, come avete visto. E poi a questo punto volevo fare bella cena. Ho cucinato zuppa di tofu, funghi, verdure all'omiso e poi spinaci al sesamo. Bistecca di melanzane e poi è protagonista, bellissima chirashi sushi, capolavoro, stupendo. Provate anche voi, non vi pentirete, vi cambierà vita. Quando fate sushi vera, fatta bene, cambiate proprio idea sul sushi fatto in casa. Saremo più fieri di se stessi. E poi sappiamo cosa abbiamo messo. E io nel condimento di sushi meshi cerco di non mettere troppo zucchero. Tante altre ricette mettono più zucchero, ma cerco di, insomma, fare una cosa più sano possibile, ma allo stesso tempo molto saporito. Allora, questi sembrano tagliolini all'uovo con funghi shiitake. Invece, come vi dicevo all'inizio del video, versione vegana e quasi tutto uguale tranne gamberoni, uova di rompo che ho eliminato, invece di uova di rompo che fa bellissimo rosso, ho messo bacche di goji, inumidito un po' di minuti nell'acqua, sono morbiditi, e mettere sopra. Allora diventa un chirashi sushi vegano. Chirashi sushi di prima, gamberoni inzuppate con un po' di salsa di soia, volendo anche un po' di wasabi, fate tornare sul chirashi sushi e appoggiate, poi dopo mangiate con riso insieme. Bene, io sono molto soddisfatta di questo video, come è venuto, ricetta come è venuta. Spero che sia anche per voi. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete un like. Se non avete ancora iscritto il mio canale, iscrivetevi e se schiacciate l'icona di campanella arriverà il avviso di nuova ricetta. Condividete questo video con qualcuno che possa essere interessato, mi farebbe grandissimo piacere anche su Facebook.
Ringrazio tantissimo, soprattutto persone che hanno già iscritto il mio canale. Questo vostro gesto mi sostiene tantissimo psicologicamente e mi spinge di voler creare nuovi video e nuove ricette. E cerco di migliorare sempre di più, quindi continuate a seguirmi. Grazie di nuovo, allora ci vediamo presto. Ciao a tutti!